intervento che è stato realizzato nella città di Chiari. È un intervento che è stato premiato nel 2020 dal GSE in una speciale classifica che ha visto Chiari arrivare al primo posto, insieme ad altri comuni, in questo premio riservato ai comuni sostenibili. Noi avevamo come altre realtà, quindi una situazione abbastanza diffusa, delle scuole concepite in un momento con esigenze completamente diverse da quelle attuali, dalla modernità attuale, quindi negli anni 70, erano scuole assolutamente in condizioni di pericolo, avevano una inidoneità statica, erano obsolescenti nei loro materiali costruttivi e nelle loro componenti edilizie, di fatto erano energivore e quindi particolarmente dispendiose anche per il loro mantenimento e tra le varie erano anche contaminate dal radon. Allora, l'intervento che avete modo di vedere anche nelle slide è un intervento radicale, un intervento importante che ha una sua strategia. La strategia è una strategia urbanistica, quindi è una riqualificazione urbana di un intero quartiere dove c'era appunto una serie di padiglioni e di edifici adibiti alla scuola, dove abbiamo salvato quello che si poteva salvare, cioè un edificio, e raso al suolo, demolito tutto il resto. Allora, la scuola è veramente un gioiellino perché è una full electric, quindi non abbiamo altre fonti di alimentazione se non elettriche, è NZEB vera, anzi supera il 100% del proprio fabbisogno, quindi genera energia che cede ad altri edifici, è in classe A4, quindi più non si può. Noi abbiamo cercato quindi di arrivare a questo risultato importante con quattro, diciamo, azioni principali. Dal punto di vista dell'involucro, ovviamente abbiamo cercato involucri particolarmente protetti e particolarmente isolati, quindi capaci di contenere il calore d'inverno e di essere isolati dal surriscaldamento estivo. Per quanto riguarda le facciate, abbiamo scelto il sistema Orianza Plastica, che ha questo sistema Isotec, abbastanza importante, di facile montaggio, che garantisce un contributo abbastanza significativo sia nel periodo estivo, soprattutto nel periodo estivo, comunque per il surriscaldamento, perché crea ventilazione tra la superficie più esterna della scuola e il pacchetto murario, e anche nel periodo invernale, perché anche nel periodo invernale abbiamo col Politecnico studiato. Il Tecnimila ha studiato a fondo il sistema e è in grado di dare un contributo significativo anche per il fabbisogno energetico invernale. Il secondo passaggio importante è sicuramente l'utilizzazione degli impianti. Gli impianti sono con pompe di calore, acqua-acqua perché abbiamo appunto la geotermia e tutto un sistema di scambiatori ad alta efficienza e di attrezzature che sono particolarmente performanti. La terza leva per arrivare a questi risultati significativi, capaci di andare oltre la produzione del fabbisogno, sono stati la geotermia e il fotovoltaico, quindi la produzione ferro. Ora, i risultati energetici sono strepitosi, noi di fatto abbiamo dei contributi importanti rispetto alla progettazione e realizzazione del NZEB, che hanno in gran parte ripagato la scuola, che peraltro era già finanziata con fondi pubblici sui fondi della Banca Europea, e è un'esperienza che è talmente riuscita che l'abbiamo replicata anche per le scuole medie, quindi c'è un edificio un nuovo polo scolastico che è sorto nell'altra parte della città per tutte le scuole medie.